Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Voglio commentare con voi una partita che è stata secondo me la più bella di questo mondiale finora, Francia-Argentina 4-3, una partita aspettata da tutti perché chiaramente parliamo di due squadre molto interessanti anche a livello mediatico, Francia per un motivo, Argentina per l'altro. Una partita che è un ottavo di finale ma che molti avrebbero voluto vedere per com'è andata più avanti, dai quarti in su, perché in effetti così è stato. Per alcuni tratti sembrava di vedere una finale più che un ottavo di finale, però vabbè, così è, Argentina fuori, Francia dentro. Una Francia favorita fin dall'inizio, che mantiene le aspettative, pur con molte lacune e errori, perché i tre gol, insomma, sono arrivati. Argentina che è, secondo me, la squadra peggiore di questo mondiale, peggiore in relazione a quello che poi è il talento di alcuni giocatori e per quello che è il nome. Cioè, questa Argentina qua, sostanzialmente, è la peggiore forse che abbiamo visto negli ultimi anni, quindi diciamo che non è che mi entusiasmi molto. Quindi sono contento in una parte che la Francia sia passata, perché l'Argentina è arrivata già all'ottavo di finale e non si è capito benissimo e già si era visto qualcosa con la disfatta contro la Croazia in cui perse 3-0. Francia-Argentina è una partita però che ha visto tanti dubbi da entrambe le parti. La Francia è una squadra che ha gestito meglio la partita, ha giocato molto meglio. Però è anche vero che prendere tre gol un motivo alla fine c'è sempre. La Francia è una squadra molto giovane che secondo me in alcuni momenti non è ancora capace di gestire bene in varie fasi di gioco, perdendo molte palloni, quindi perdendo anche un po' la calma e la lucidità e concedendo quindi qualcosa agli avversari. Si è visto il primo gol in cui Di Maria è libero a tirare, vabbè, bravissimo Di Maria, però insomma se gli lasci 5 metri tiro anch'io probabilmente. Secondo gol con un Mercado che fa un gol a casuale, ma Mercado era libero fisso là in area e quindi ha tirato la palla un po' per caso sul tiro di Messi che era parabilissimo da Lloris. E infine il terzo gol arriva sull'onda dell'emozione argentino, ma anche lì qualcosa di difensivo è andato male. Ecco quindi che si denotano i limiti difensivi della Francia, pur avendo comunque due centrali anche buoni, con due terzini, di cui uno molto giovane, che è appunto Pavard, che ha fatto quel bellissimo gol, il più bel gol del mondiale per ora, con quel tiro al volo d'esterno che ha fatto girare la palla in modo vorticante quasi. Quindi diciamo che alla fine qualche lacuna, qualche mancanza di capacità di gestire il pallone ha condannato insomma la Francia a soffrire fino all'ultimo, perché il gol arriva al penultimo minuto di recupero e all'ultimo secondo rischiava di fare anche il pareggio. Quindi diciamo che è stata una partita veramente molto emozionante anche per un spettatore come me, che è italiano. Quindi. E l'Argentina però che canna tutto, cioè dalla formazione iniziale con un Pavon titolare a caso, con un Messi falso 9, che Messi falso 9 però in quelle condizioni in cui l'ho visto, perché poi si parla tanto di Messi, ma forse uno dei suoi ultimi difetti in questo mondiale non è tanto, ok, non è più il Messi una volta, è calato parecchio, però ho visto veramente un Messi che torna dietro, ma davanti non c'è un attaccante che prende i palloni, che verticalizza. Ci sono due ali, Pavon e Di Maria, che fanno le ali, quindi c'è un buco in mezzo con il difensore della Francia, quindi finita lì l'azione. Il primo tempo è stato così, poi giocando un po' più avanti Messi, e infatti si è visto perché ha fatto un assist alla fine, ha fatto un tiro assist, secondo gol, insomma alla fine qualcosina ha fatto. Messi che comunque, ripeto, questo mondiale non sta giocando bene, anche per colpe sue, ma credo che la vera colpa di Messi sia quella di cui si parla tanto, di fare un po' il duce all'interno dello spogliatoio decidendo al posto dell'allenatore, cosa che io ritengo erratissima perché i ruoli sono importanti, altrimenti non ci sarebbero se non fossero utili a qualcosa. E quindi alla fine sono contento che l'Argentina vada fuori, perché è una squadra che per quello che rappresenta per il mondo del calcio alla fine non merita di stare qui, per quello che ha fatto vedere invece, quindi nulla da dire. Detto questo, la Francia è una squadra che è pazzesca, ma ancora più pazzesco è secondo me Mbappé. Mbappé è un giocatore che, beh, intanto la Francia vediamo come va, nel caso vincesse il mondiale la Francia per qualche motivo, perché ci sono anche altre squadre molto forti, e non avrei dubbi su chi dare appunto il pallone d'oro, insomma, in casa, ecco. Credo che fra un paio d'anni, quando i Messi e Ronaldo saranno scomparsi, perché l'età è quella che è, credo che Mbappé, più di Neymar, più di tanti altri giocatori di Bale, di Hazard, credo che Mbappé sia il vero futuro anche di quelle competizioni individuali che tanto piacciono i tifosi. Francia-Argentina, una partita pazzesca quindi, i gol sono quasi tutti molto belli, lui è quello di Di Maria, lui è quello di Pavard ed è quello di Mbappé, il primo che si sposta la palla di destra, cioè una cosa pazzesca, un giocatore pazzesco che non riesce a prendere nessun modo se non atterrandolo, infatti il rigore l'ha procurato lui, battuto da Griezmann, altro giocatore spaziale. Questa Francia ha potenzialmente due rose a disposizione, una la lascia da casa, tipo Benzema, e l'altra è qua in Francia, quindi è veramente la favorita per quello che ha come giocatore. Poi vedremo se i valori in campo e la maturità di questa squadra saranno all'altezza
di altre squadre come Croazia, come Spagna, come Brasile, come vedremo chi andrà avanti, ecco. Quindi finisce qui il mio video, un semplice commento così. Se aspetto i vostri commenti circa questa partita e circa anche le previsioni future in base agli incroci possibili, e ci vediamo al prossimo video che magari commenteremo altre squadre di questo mondiale, visto che mi pare che stia facendo tutto quanto molto interessante. Forza Juve, ma non c'è da niente, come sempre, e alla prossima, ciao! Paura, paura.